Nelle ultime settimane hanno destato molto clamore le numerose richieste di terreni agricoli per la realizzazione di mega impianti solari. Questo anche in correlazione ai numerosi incendi che hanno interessato proprio le aree agricole. Quindi, prendendo spunto dalla richiesta che il Coordinamento Agroecologia Sicilia ha fatto ai deputati, ai assessori, al Presidente, l'integrazione del piano energetico regionale con un piano rurale, e prendendo spunto dalle numerose norme, ho chiesto di trattare il tema di una vera e di una reale transizione energetica nel rispetto dei suoli in una seduta apposita, anche per trattare una mozione o altri atti che eventualmente sono stati presentati per la modifica del piano energetico. In particolare, relativamente alle norme, abbiamo la legge di delegazione europea 2019-2020 che già prescriveva l'individuazione di aree idonee e non idonee, che già di per sé prescriveva di prediligere i suoli artificiali, i suoli antropizzati, capannoni, aree industriali, tetti alle aree agricole. Questo di per sé quindi avrebbe dovuto far sì che nelle procedure VIA si dessero altre alternative rispetto alle richieste che venivano fatte subito sui suoli agricoli. E quindi in relazione a tutto questo sembrerebbe inoltre, come stanno osservando numerosi esperti a livello regionale, che le numerose prescrizioni che sono state rilasciate dalla Commissione VIA al piano stesso lo modificherebbero profondamente una volta inserite all'interno del piano. Quindi questo probabilmente richiederebbe di riaprire i termini per l'osservazione. Tutti questi temi dovrebbero essere trattati in questa seduta apposita. Non è possibile che la Sicilia sia servita a interessi speculativi e non può svolgere la funzione di serva sciocca di questi interessi. Vogliamo una vera transizione energetica.